esternata Cluj Napoca in Romania e mi sono laureata in agraria. Il titolo rilasciato in Romania è quello di ingegnere agrario, che equivale grosso modo ad una laurea magistrale, LM73 italiana. La di riconoscimento tramite il Ministero della Giustizia non è stata né complicata né lunga. Per prima cosa mi sono fatta rilasciare dalla mia università le copie autentiche del piano di studio e del titolo di laurea. In seguito ho provveduto a richiedere sempre in Romania la traduzione dei documenti da un organismo autorizzato e a farli autenticare da un notaio. Successivamente mi sono rivolta al consulato italiano in Romania per il rilascio della dichiarazione di valore in loco. Infine, con tutta la documentazione ottenuta, mi sono rivolta al Ministero della Giustizia, che in circa 5 mesi mi ha dato la risposta. Potendo scegliere di iscrivermi in più albi, ho preferito quello degli agrotecnici, in quanto già conoscevo dei colleghi iscritti che me l'hanno consigliato. Inserirsi nell'attività professionale non è stato difficile, in quanto l'albo degli agrotecnici si è sempre mostrato molto disponibile, comunicando agli iscritti nuove opportunità di lavoro o bandi pubblici. La newsletter dell'albo è un valore aggiunto per la crescita della categoria. Non si tratta di consigliarlo agli stranieri, io lo consiglio a tutti i professionisti, in quanto, come già detto, l'albo comunica sempre agli iscritti le nuove opportunità di lavoro e ho anche trovato colleghi molto disponibili che si aiutano a vicenda e condividono le opportunità di lavoro invece di arroccarsi in invidie e individualismi.